Allora, in campo per la Coppa Regione, per quanto riguarda la categoria allievi, lo Scanzano e l'Asso Potenza. Asso Potenza che prima ha disputato la finale giovanissimi, persa contro la Virtus Avigliano. Squadre già in campo. Andiamo a leggere ora le formazioni. Tutto pronto per l'avvio della gara con lo Scanzano che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, casacca bianca con riporti azzurri, mentre casacca blu azzurra per la formazione potentina. Si parte in questo momento. Allora andiamo a leggere le formazioni con l'uno Magno, poi Persiani, Mariello, Comparato e Mitideri, i difensori a centrocampo Prete, D'Oronzo e Caravita. Punzi, Carrieri e Stabile in attacco. Dall'altra parte invece Motta tra i pali, Vertone a sinistra, a destra Coviello, Cortese e Calcagno centrali, Uva arretrato davanti alla difesa, Volini col numero 11 Caramuta e col numero 7 Maggio, i centrocampisti Scovio alle spalle di Giganti. In panchina mietitore Casaletto, Laurini, Iannelli, Cutro, Pergola, Mautone, allenatore Salvatore Santarsiero. Arbitro dell'incontro è Alex Cerullo della sezione di Potenza. Palla messa in mezzo, il colpo di testa da parte di un giocatore dello Scanzano. Può ripartire la formazione materana. Ma è bravo nel break l'Asso Potenza. La conclusione da parte di Antonio Sgovio è terminata lontana dallo specchio della porta. Rinvio per lo Scanzano. Se ne occuperà il numero 5 Mitidieri. Scanzano che è terzo nel campionato degli allievi regionali alle spalle della Virtus Avigliano e dell'Atena Matera. Con il numero 11 Persiani. Persiani che sta giocando quindi da centrale a fianco a Mitideri. Calcio di punizione che verrà battuto dal numero 10 Sgovio. Pallone colpito di testa da Caramuta. Nessun problema per Magno. Ancora un break della Asso Potenza. Rilancio di Persiani che cerca Carrieri. Prova ad affondare Prete. Buono il break di Fabio Uva. Persiani. Stabile. Il capitano Mitidieri. Prete. La corsa di Comparato che però non riesce a tenere il pallone. Palla oltre la linea di fondo. Ci sarà rimessa per la formazione potentina. Sono passati 3 minuti. Ricordiamo che per la categoria allievi sono 40 i minuti da disputare, non 35 come i giovanissimi. Intervento di Punzi. Palla è uscita, rimessa a Scanzano. Carrieri tiene il pallone, prova a metterlo in mezzo dove c'è Prete. La conclusione è murata da Caramuta. D'Oronzo, il colpo di testa, la palla che termina di poco fuori. Ci ha provato Carrieri, imbeccato molto bene al centro dell'aria. Si è disteso Rocco Motta. Palla
palla che sfila alla sinistra del portiere. Caramuta tiene il pallone, prova a servirlo tra le linee a Maggio, il colpo di testa da parte di un giocatore dello Scanzano, poi la conclusione volante di Caramuta che non riesce a colpire molto bene il pallone, palla che termina lontano dallo specchio della porta. Rinvio da parte del capitano Mitidieri. Poi c'è il fallo. Fischia Cerullo di Potenza. Calcio di punizione Scanzano. Quinto minuto. Sul pallone c'è Francesco Mitidieri. Tre in barriera per la Sopotenza. Parte Mitidieri addosso alla barriera. Ci prova anche un altro giocatore della Sopotenza, ma era della Scanzano, ma era nettamente oltre la linea dei difensori, Daniele Punzi. Fischia l'arbitro il fuorigioco. Rinvio di Motta. Palla verso Maggio. Allontana molto bene Persiani. Palla dall'altra parte, troppo lunga per Carrieri. Motta. Rinvio di Motta, palla altissima. Colpo di testa di Volini, anzi di Punzi. Persiani. Maggio, anticipato di testa da Stabile. Mitidieri, pallone che si incolla al piede, a Mitidieri aspetta troppo, prova a rubargli il pallone Rocco Giganti. Riparte lo Scanzano, lo fa a destra con Mariello, fermato però dall'intervento di Calcagno. Poi viene messo giù Caramuta, calcio di punizione. Sgovio. Mette un po' in difficoltà Coviello che non riesce a tenere il pallone in campo. La rimessa laterale sarà per lo Scanzano. Uva. Anzi, Caravita. Alla profonda, direttamente su Motta. Caramuta. Corpo a corpo con Parato. Punta all'esterno alto della formazione potentina. Mariello,
Allontana la retroguardia dello Scanzano. Mitidieri con la coscia d'Oronzo, poi stabile, ancora stabile, buono l'intervento, poi palla per Prete, Prete prova ad allargare il gioco, niente da fare, può ripartire la sua potenza. Volini, la centrale, cercato Giganti. Mariello, lancio lungo ancora per Carrieri, buono lo stop del numero 9, c'è vicino a lui il numero 8. Daniele Punzi, la conclusione pericolosa. Recupera il pallone Rocco Motta. Pallone che viene colpito di testa da Mariello. Allontana Coviello. Comparato con le mani di petto d'Oronzo, ancora comparato al centro per Caravita. Mitidieri, Persiani, stabile. Ancora Persiani addosso a un giocatore della formazione potentina, Ravolini. Riparte con il numero 10 Sgovio, la palla sull'esterno. Occhio alla conclusione da parte di Caramuta, schermata. Coviello perde il pallone, rimessa per ragazzi in casacca bianca del tecnico Massimo Lerose. Palla in mezzo, direzione Maggio, interviene Persiani. Persiani che va a recuperare il pallone. Non riesce a vincere il contrasto, l'ultimo tocco è proprio del centrale, del Scanzano. Contrasto con Fabio Uva. Uva. Maggio, ultimo tocco di stabile, rimessa laterale per la sua potenza. Caramvita, Mitidieri, allarga il gioco verso Mariello. D'Oronzo, buono lo scambio con Caravita. D'Oronzo gira poi per Punzi, allontana la difesa della sua potenza. Caravita, Mitidieri, Caravita, lancio verso il numero 9 Carrieri, che ha commesso fallo, calcio di punizione, c'è stato forse il tocco con una mano. Rilancio di Motta, buono il tocco in direzione Maggio. Maggio deve girarsi, prova a passare. Messa laterale. Oh.
c'è il calcio di punizione, rimessa laterale per la formazione materana. Con le mani Rocco Cortese, colpo di testa di un giocatore dello Scanzano, poi Cicca Vertone, può partire Doronzo per lo Scanzano, Doronzo si porta avanti il pallone col petto, va giù, ma c'è ancora Carrieri che può gestire il pallone, si prosegue per il vantaggio, ha proseguito l'azione Carrieri su pallone portato davanti da Doronzo. Calcio d'angolo, pallone all'interno dell'area piccola, palla che passa a tutti quanti, alla fine Mitidieri non ci arriva, sarà rimessa dal fondo per la sua potenza. Minuti di gioco, c'è passato il primo quarto d'ora della partita, sempre 0-0 qui ad Oppido, ricordiamo questa è la finale della Coppa Regione. Prima abbiamo assistito alla vittoria della Virtus Avigliano sul Asso Potenza. Partito Mariello. Col tocco di Prete, la palla su Punzi. Punzi cerca lo spazio per il tiro, preferisce servire stabile. Stabile in mezzo, allontana Coviello. Ancora viva però l'azione per lo Scanzano, il pallone in mezzo lascia sfilare Calcagno, c'è Motta alle spalle che blocca il pallone. Magno, Mitidieri, stabile. Ancora il capitano, va da Mariello, il tocco di Prete, recupera il pallone la sua potenza. Poche occasioni da gol in questo primo quarto d'ora, però qualcosa in più ha fatto lo Scanzano, almeno per quanto riguarda il possesso di palla. Carrieri col tacco prova a mettere in movimento Doronzo, poi Sgovio apre verso Maggio, c'è Stabile che tiene sott'occhio all'esterno della sua potenza, il fallo da parte di Caravita su Cortese, calcio di punizione per la sua potenza. Sgovio, va la battuta, pallone in mezzo all'area di rigore con i pugni, Magno riesce ad allontanare, stava partendo Mariello, l'ha fermato Fabio Uva, primo baluardo della difesa a 4. Lui gioca tra il centrocampo e la retroguardia. Sorta di 4-1 con Sgovio, scusate, che sta giocando un po' più basso.
recupera D'Oronzo un buon pallone. Mariello, palla all'interno dell'area, anticipato il numero 9 Carrieri. Stabile di testa su Maggio, ancora stabile. Poi Daniele Punzi, disturbato da giocatore della formazione potentina. Questa è una rimessa laterale. Maggio mette giù il pallone, lungo linea cerca Giganti. Buono lo stop di Caramuta. Caramuta prova a passare, Caramuta supera un terzo avversario, ancora Caramuta, si ricompone la difesa dello Scanzano, ancora Caramuta prova a calciare la parata da parte del giocatore dello Scanzano, ma arriva il gol, forse autorete, non abbiamo visto bene di chi, forse proprio del capitano Mitidieri. In vantaggio l'Asso Potenza con questa iniziativa di Caramuta. Il tiro deviato da Magno, palla che cade praticamente sui piedi del portiere. Per evitare il gol Mitidieri mette il pallone alle spalle del proprio portiere. Minuto numero 20, siamo a metà di questo primo tempo. A 0 per l'Asso Potenza. Mitidieri, Persiani, stabile ancora Persiani, D'Oronzo, poi Prete, troppo lungo il pallone destinato a Mariello, si riprende con la rimessa dal fondo. Rinvio di Motta, pallone che supera tutti, ancora Caramuta, stavolta Mitidieri gli ringhia accanto, riesce a superare ma non evitare il calcio d'angolo, Asso Potenza. Calcio d'angolo, Caramuta dalla bandierina. Pallone all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa da parte di Sgovio, palla che termina lontana dallo specchio della porta, ci ha provato Antonio Sgovio. Colpo di testa col fallo però da parte di Cortese. Calcio di punizione per lo Scanzano. Comparato. Mariello, troppo lungo ancora per Comparato, ha provato a far scattare il numero 6. E a restituire il pallone non c'è riuscito, palla troppo lunga per Giuseppe Comparato, rimessa dal fondo, Rocco Motta la battuta. Occhio a Stabile, duello con Maggio, palla allontanata di testa Prete. Coviello insiste, ancora Coviello, viene fermato, calcio di punizione. Dopo un leggero predominio da parte della formazione scanzanese, è arrivato il gol della sua potenza che si prova ad affondare più volte, anche in questo caso con la fuga di Coviello a sinistra.
calcio di punizione a sua potenza. Occhio ai saltatori in mezzo. Palla direttamente verso la porta. La parata di Magno. E ora sugli scudi la formazione potentina. Batte Caramuta. Pallone all'interno dell'area di rigore, rimane lì la sfera, poi allontana la difesa dello Scanzano, ma c'è lì, attento Uva, può provare lo scambio, buono l'1-2, Uva però con il ginocchio si porta avanti il pallone, lo conquista Magno. Doronzo prova lo stop con il destro, troppo lungo il pallone. Rimessa laterale, Cortese, vuole andare lungo linea, va invece centralmente verso Sgovio, colpo di testa di Persiani, non è che esce, ultimo tocco della sua potenza. Carrieri si gira, cambia corsia, la corsa di Mariello per prendere il pallone, la palla che colpisce l'incrocio dei pali però a parte esterna. Al 26esimo questo pallone calciato in aria, il pallone ha colpito la parte esterna del palo. Rivio di Motta, pallone con la suola del piede colpito da Volini, ancora Volini, tocca ma non riesce ad evitare Caravita, Caravita che torna da Persiani, Persiani su Mitidieri, Mariello, Mitidieri, lancio lungo, Doronzo insegue il pallone, vediamo se riesce a raggiungerlo, questa volta è il numero 10, conquista un importante calcio d'angolo. Minuti di gioco, 1-0 a sua potenza, decide fino a questo momento la rete, l'autorete di Mitidieri, calcio d'angolo battuto, allontana Fabio Uva, Caravita, Caramuta si ferma, poi cerca il centro con il numero 8 Volini, la conclusione di Carrieri, alla che termina fuori. Carrieri domestica il pallone, l'ultimo tocco è il suo, messa laterale a sua potenza. Volini, ancora Caravita, Doronzo, Mariello, scivolata di Caramuta, molto bravo, palla poi per Giganti, Caramuta va dietro da Coviello, Coviello al centro, ora verso Volini, Caravita a spezzare un'altra azione offensiva per della sua potenza, conquista un calcio di punizione.
Damiano Caravita. Batte questo calcio di punizione diretto verso la porta e il colpo di testa di Doronzo, la palla alta sulla traversa. E ora sembra risalire di nuovo in cattedra lo Scanzano, che aveva sofferto per una decina di minuti la sua potenza, soprattutto dopo il gol, l'autorete di Mitidieri. Aggancia Mariello, la palla profonda per Carrieri, protegge il pallone Carrieri. Ultimo tocco da parte di un giocatore del Lasso, allora rimessa laterale per la formazione scanzanese. Spazza, spazza! Prete. Poi errore in difesa con il pallone che termina oltre la linea di fondo, non devia il pallone ma va completamente liscio il difensore della sua potenza. Si trattava di Calcagno. Invio di Motta. Giganti con il tacco verso Caramuta, respinge la retroguardia dello Scanzano. Di petto, di testa, scusate, Uva. Doronzo gira verso Carrieri, allontana ancora la sua potenza. Ultimo tocco di Maggio, rimessa laterale Scanzano. Colpo di testa da parte di Caravita. Mariello, ancora Mariello, buono il break da parte di Coviello, conquista un calcio di punizione. Batte solito Sgovio. Pallone che cerca Giganti. Mariello. Palla lungo linea verso Carrieri. Ancora Carrieri. Fermato. Sgovio. Coviello. Mitidieri. Palla verso il centro con Persiani che va a liberare. Doronzo. Non c'è nessuno. C'è vicino Caravita che gli dà una mano. Caravita prova il filtrante, non riesce a passare il pallone, solito attento Uva, poi il fallo su Doronzo, uno dei più attivi per lo Scanzano. Sette alla fine del primo tempo, più ovviamente il recupero. Batte Caravita. Batte Caravita, palla direttamente in area di rigore. La rovesciata di Doronzo. Palla alta sulla traversa. Tre azioni da gol in 8 minuti per lo Scanzano. Dopo la parte centrale del primo tempo, che ha visto più in palla la sua potenza, come detto ha trovato anche il gol grazie a un affondo di Caramuta. Caramuta.
Cortese, palla a Somaggio, lontana stabile, in testa d'Oronzo verso Carrieri, Carrieri si porta avanti il pallone con la coscia, ancora Carrieri cerca e trova Prete, Prete prova a mettere dentro il pallone, c'è Motta, attento in area piccola, blocca il pallone. Caravita, va giù Prete, non c'è il fallo da parte di Calcagno. Maggio perde il pallone, Mitidieri, palla lunga verso Carrieri, di testa Carrieri, ad allungarsi il pallone, l'uscita da parte del portiere. C'è anche l'intervento di Rocco Cortese. Arbitro fischia! Carrieri prova a girarsi, palla addosso al capitano Calcagno, poi allontana Motta. Ammonito per la protesta il numero 7 Luca Prete per lo Scanzano. Punzi perde il pallone, ma c'è il calcio di punizione, una sorta di corner più corto a disposizione dello Scanzano. Siamo arrivati al 37esimo minuto di gioco, punteggio che vede l'Asso Potenza in vantaggio 1-0. Rete siglata al 20esimo, autorete di Mitidieri. Pallone calciato all'interno dell'area di rigore, pallone che rimane lì, allontana Giganti, quasi in rovesciata la conclusione di Persiani. Non lontana dallo specchio. È finito! 38 minuti di gioco. Motta. Maggio. Caravita. Palla respinta da Giganti. C'è il fallo su Carrieri, calcio di punizione Scanzano. Sul pallone stabile. Calcia con il sinistro, palla all'interno dell'area di rigore, ancora in mezzo la sfera, lontana Uva, e ora attacca a pieno regime lo Scanzano, errore da parte di Persiani, buono il lancio in direzione Caramuta, Caramuta si appoggia al pallone di testa, ancora Caramuta entra in area, forse se l'ha allungato col ginocchio Magno, che poi va a recuperare il pallone dal limite dell'area, pericoloso contropiede da parte della sua potenza. Colpo di testa di Carrieri,
allontana il capitano Simone Calcagno, la palla dall'altra parte è troppo lunga però per Caracuta, che accenna la corsa però davvero lontana dalle possibilità del numero 11, che ha propiziato il gol del vantaggio della Sopotenza. Rimessa laterale per la formazione scanzanese e finisce qui il primo tempo che si chiude sull'1-0 per la Sopotenza, autorete di Mitidieri. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo della partita tra la Sopotenza e Scanzano, sempre su LND Basilicata Channel. Secondo tempo della partita tra la Sopotenza e lo Scanzano, 1-0 a Sopotenza. Anche in questo caso a Sopotenza, che non ha mai battuto in campionato nel doppio scontro lo Scanzano, 1-0 in casa della Sopotenza in favore della formazione materana, 4-1 per la squadra invece appunto dello Scanzano in casa contro la Sopotenza, con la doppietta tra l'altro di Doronzio, che è uno dei giocatori più, come abbiamo detto, attivi in questo primo tempo per lo Scanzano, tra l'altro è vice capocannoniere con 21 reti del campionato degli allievi. Partiti da un minuto, sembrano essere confermati gli stessi 11 del primo tempo. Scanzano con Mariello esterno, Magno tra i pali, Mariello a destra, a sinistra c'è Stabile, poi Mitidieri e Persiani, due centrali, Prete, Caravita e Comparato a centrocampo, Punzi, Carrieri e Doronzio. Invece in attacco dall'altra parte Motta tra i pali, Vertone e Calcagno i due centrali, Cortese e Coviello i due esterni, Volini e Scovio a centrocampo, Caramuta e Maggio come esterni, unica punta Giganti. Gli allenatori da una parte Salvatore Santersiero, dall'altra Massimo Lerose, l'arbitro della partita è Alessandro Cerullo, la sezione di Potenza. Calcio di punizione in favore della Sopotenza con Sgovio che va sul punto di battuta. Ricordiamo che in caso di parità 10 minuti tempo per i supplementari e poi calci di rigore. C'è un problema sulla porta, però niente di preoccupante, non ci sono buchi, ha controllato il direttore di gara, batte Sgovio, la palla scende, pericolosa, oltre la traversa però. Colpo di testa di Doronzio, ancora Doronzio, alza il pallone. Giganti, Persiani, lancio lungo verso Doronzio, colpo di testa di Cortese, palla che termina fuori, rimessa laterale Scanzano, protegge il pallone Carrieri, dietro verso Doronzio, allontana la retroguardia della Sopotenza, poi la conclusione da distanza siderale da parte di Persiani, palla che termina fuori dallo specchio della porta, abbondantemente fuori dallo specchio, con Motta che non ha tanta neanche l'intervento. Rinvio di Motta,
colpo di testa di Punzi. Doronzio verso Carrieri, di testa l'appoggio dell'attaccante, ancora verso Doronzio che affronta Cortese, la palla al centro, allontana Sgovio, palla verso Giganti, Giganti interviene sul pallone ma commette fallo su Persiani che si rialza però velocemente. Calcio di punizione che sarà battuto da Mitidieri, il capitano dello Scanzano. Va Mitidieri, palla sulla testa di Caramuta. Pronto a calciare Caravita, sulla sua strada ha trovato Fabio Uva. Palla in mezzo verso Carrieri, allontana la retroguardia della sua potenza. Poi spazza lontanissimo il numero 10 Sgovio. Scende i pali Magno, cede a Persiani, ancora un lancio lungo, la corsa di Doronzio, duello con Cortese, va giù Doronzio, calcio di punizione in favore dello Scanzano. Calcio di punizione quindi dalla corsia di sinistra per lo Scanzano. Battuto il calcio di punizione sul secondo palo Doronzio, pallone che rimbalza sulla linea di porta e viene allontanato, rischia tanto la sua potenza. Bello il pallone schiacciato di testa da Doronzio, si salva in qualche modo la sua potenza. Sgovio, all'esterno del piede, buono il passaggio per Giganti, la palla sull'esterno verso Maggio, l'uscita di Magno. Mitidieri, palla lunga, Coviello, tocca, rimessa laterale per lo Scanzano che ovviamente si è riversato in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Comparato con le mani, occhio alla conclusione che non riesce ad effettuare Volini, anzi Punzi, poi Mitidieri, Doronzio insegue il pallone, lo tiene con il destro, prova a mettere dentro il pallone, fondamentale il colpo di testa di Coviello che lo toglie letteralmente dalla testa di Carrieri. Calcio d'angolo, va la battuta Mariello, dentro il pallone, ancora un colpo di testa e la palla che scende, oltre la traversa però, ottavo minuto. Ora vicino al gol lo Scanzano che continua a pressare alla ricerca del gol del pareggio, Motta. Cortese, intervento volante di Stabile, ma c'è il calcio di punizione, ferma il gioco il direttore di gara, calcio di punizione in favore della formazione in casacca blu. Calcio di punizione battuto, intervento di un giocatore dello Scanzano. Caravita, in vantaggio Coviello che lascia sfilare,
protegge bene il pallone sull'arrivo di Mariello. Con le mani Coviello, colpo di testa di Giganti, rimasto a terra Giuseppe Comparato. Nessun problema per Comparato, che ha battuto la testa. E Caramuta restituisce il pallone agli avversari. Trascorsi i primi 10 minuti di gioco, ne mancano 30 alla chiusura di questa partita, che vede l'Asso Potenza in vantaggio 1-0. Persiani, pallone lanciato lungo, va ad addomesticare il pallone d'Oronzio, può ripartire l'Asso Potenza, palla a tagliare Di Maggio, non arriva però a destinazione. Bertone, palla al rinvio, la palla non è uscita, Giganti anticipato, Maggio alza un campanile per la corsa di Caramuta, il colpo di testa da parte di Mitidieri, uscita di Magno. Mariello cerca Carrieri, riesce in qualche modo a metterla dentro, però la palla esce poco prima di raggiungere Motta. D'Oronzio col tacco, buono il passaggio per Caravita, ancora Caravita affrontato da Uva, Caravita prova a mettere il pallone dentro, Sgovio, va giù Sgovio, non c'è fallo, Giganti, c'era il vantaggio su Sgovio, Mariello non riesce a raggiungere il pallone, o meglio ce la fa ma un rimpallo lo tradisce, rimessa laterale per l'Asso Potenza. Fallo da parte di Comparato su Giganti, lo sgrida Mitidieri. Palla per Caramuta. Ancora Caramuta riesce a sfuggire al proprio avversario, palla in mezzo, la palla ancora in aria, c'è Volini, Volini prova a metterla dentro, allontana la difesa dallo Scanzano, che riparte con Mariello, Mariello su D'Oronzio, D'Oronzio prova a passare, ci mette un piede, fondamentale Bertone. Cambio tra le file dell'Asso Potenza, dentro col numero 18 Santulli, Mautone. Fuori Maggio, dentro Mautone Mattia. Con le mani Comparato. Colpo di testa da parte di un giocatore dell'Asso Potenza, pallone che è uscito. Mitidieri verso D'Oronzio, prova ad accomodare il pallone, non ci riesce. Ancora
la formazione in casacca blu che prova a gestire il pallone, ma c'è il calcio di punizione per lo Scanzano. Calcio di punizione battuto all'interno della piccola, lontana di testa Coviello. Ancora un pallone buttato in mezzo, Motta. Si difende strenuamente la formazione potentina, deve preservare il vantaggio. Di testa Prete, poi allunga verso Giganti il numero 11 Caramuta. Carrieri dall'altra parte, buono l'intervento di Mariello, ultimo tocco è blu e quindi rimessa laterale bianca per la formazione materana. C'è ancora un cambio stavolta per lo Scanzano, fuori col numero 3 Domenico Stabile, dentro con il numero 16 Michele Maggio. Con Comparato che va a sinistra, Maggio, anzi non è Maggio ma Corsini. Colpo di testa da parte di Uva, colpo di testa anche di Corsini, buono il pallone di Caravita, forse un po' lungo, infatti il pallone termina oltre la linea laterale. Persiani, il rilancio con il ginocchio calcagno, Doronzio riesce a servire Comparato, ancora Doronzio prova ad accentrarsi, buono il break da parte di un giocatore della formazione potentina, mentre inizia a calare anche una leggera foschia sul terreno di gioco illuminato. Vi ricordo che siamo a Oppido Lucano, questa è la finale della Coppa Regione categoria allievi e ricordiamo anche che il punteggio è di 1-0 per l'Asso Potenza, il gol, o meglio l'autogol, Francesco Mitidieri al 20° del primo tempo. Mentre ci avviciniamo al 20° della ripresa, 18 minuti di gioco. Non ci arriva Antonio Corsini sul pallone, palla che è già uscita, rimessa laterale Asso Potenza. Palla in mezzo, non riesce a passare col numero 18 Mautone, entrato nella ripresa. Sgovio, Caramuta, anzi è Mautone, ancora Sgovio, Caramuta prova ad andare sulla corsia di sinistra, ultimo tocco da parte del numero 11, allontana Coviello, Magno, Persiani,
Non ci arriva Uva, non ci arriva neanche Caramuta, scusate, Caravita. Doronzio cerca lo spazio per il tiro, fermato. Mariello. La palla poi verso Corsini che commette fallo, calcio di punizione. Fallo su Sgovio. Calcio di punizione Sgovio. Pallone che viene recuperato dallo Scanzano. Tocco di mani di Carrieri. C'è l'ammonizione per Carrieri. Palla davanti verso Caramuta. Corsini, c'è il fallo, il calcio di punizione battuto immediatamente. Caramuta prova ad andare, fermato da Mariello, ritorna sul terzino Caramuta, ma la palla è stata già lanciata su Carrieri. L'intervento in chiusura perfetto da parte di Calcagno. Corsini gioca il pallone, Caravita, il fallo da parte di Caravita, calcio di punizione in favore dell'Asso Potenza. Superati 20 minuti, quindi la metà del secondo tempo, 22 i minuti di gioco, sempre 1-0 Asso Potenza che resiste. Anche se la sua potenza sta contenendo bene, dopo una prima parte di secondo tempo dove ha creato qualcosa di importante lo Scanzano, ora ha difficoltà a superare la linea dei difensori della formazione potentina. Rimessa laterale Scanzano. Comparato. La giocata aerea, però il gioco pericoloso da parte di Mautone. Calcio di punizione per lo Scanzano. A battere Miti di ieri. Calcia Miti di ieri all'interno dell'area di rigore, l'uscita da parte del portiere, c'è il fallo su Motta, calcio di punizione a sua potenza. Terminato giù un giocatore della Scanzano, dovrebbe trattarsi di Carrieri. C'è bisogno dell'intervento del staff medico. Si fanno sentire i tifosi dello Scanzano giunti qui ad Oppido per sostenere la squadra degli allievi.
Tanto si è rialzato Carrieri, fortunatamente per Salvatore Carrieri, classe 99, nessun problema. Si può tornare a giocare. Motta. Pallone colpito di testa da Volini. Retropassaggio per Magno che riesce a disimpegnarsi. Carrieri. Lungo linea, il pallone verso Corsini. Palla sul fondo. Si riprenderà con la rimessa dal fondo Rocco Motta. Invio di Motta. Pallone che viene intercettato dallo scanzano Mautone. La palla dietro, occhio a Caramuta, arriva a chiudere tutto Persiani, che cede però il pallone a Caramuta, palla verso Mautone, Mautone tocca, palla che passa tra le gambe di un giocatore della Sopotenza, poi il rinvio lungo, però palla preda direttamente di Motta, stava arrivando D'Oronzio. Un quarto d'ora ancora alla fine, sempre 1-0 a Sopotenza. Rinvio di Motta, pallone domesticato da Caramuta, il pallone lanciato davanti, occhio a Giganti che poi commette fallo, calcio di punizione. D'altra parte la Sopotenza che sta pensando a proteggere l'1-0 e a provare a farsi vedere con qualche contropiede. Andata raramente alla conclusione in questo primo tempo, tranne che all'inizio. Pallone rilanciato dallo scanzano. D'Oronzio mette giù la sfera, ancora D'Oronzio, la chiusura da parte di un giocatore della formazione potentina. Intanto continua a rimanere sul campo una leggera foschia. Rimessa laterale. Intanto l'arbitro chiede ai giocatori che stanno scaldando di scaldarsi più internamente rispetto alla linea laterale. Colpo di testa di Cortese, pallone in aria, allontana Sgovio. Persiani, Mitidieri. Riesce a servire Corsini. Corsini per Mariello. Mariello prova a mettere in mezzo il pallone. La palla deviata, la deviazione volante da parte di D'Oronzio. Attento Rocco Motta che riceve comunque un pallone centrale. Palla dall'altra parte, retropassaggio su Magno che riesce ad allontanare Sgovio, prova a lanciare, ci riesce un compagno, si tratta del numero 9 Giganti, alla fine l'uscita da parte del portiere sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Sopotenza. Il calcio d'angolo, la palla recuperata dal portiere in due tempi, Magno. Carrieri prova a passare, ci riesce, allora lo scatto di Carrieri, prova a tagliare in due la difesa, Carrieri, retroguardia del Asso Potenza puntuale. Ancora Scanzano, petto
Coviello che allontana. Poi la deviazione di Cortese. Siamo al 29esimo minuto, 11 alla fine. Frattempo cambio per lo Scanzano. In campo con il numero 18, entrato Santulli. Mautone riesce a tenere il pallone, riesce a superare anche una carambola, alla fine recupera la sfera Persiani. Santulli davanti, non c'è fallo. Sgovio perde il pallone, anzi era Uva, il pallone dentro Corsini, la palla alta sulla traversa, rimessa dal fondo, fortunato in questo caso la sua potenza. La corsa di Corsini, perdonate il gioco di parole, pallone alto sulla traversa, il tocco comunque intelligente del numero 13 che ha provato a scavalcare Rocco Motta. Rimessa dal fondo, altri 10 minuti per lo Scanzano, il colpo di testa che non riesce a prete. Ancora Corsini di testa, allontana Coviello. Magno, Sgovio, andare alla conclusione, Sgovio che però non colpisce bene il pallone, era completamente fuori dai pali Magno. Avesse impattato diversamente col collo del piede il numero 10, se sarebbe riuscito a centrare la porta. Intanto crampi per un giocatore della formazione materana. Si torna a giocare, il pallone che viene recuperato da Doronzio. Sgovio prova ad andare, Sgovio viene fermato, allontana Santulli. Caravita, poi Carrieri, Doronzio chiude bene ancora la retroguardia della sua potenza, molto attenta. Sta concedendo davvero poco allo Scanzano, nonostante lo Scanzano abbia schiacciato la sua potenza, la propria metà campo, con le mani Coviello. Lontana Sgovio. Colpo di testa da parte di Comparato su Magno. Colpo di testa da parte di Sgovio. Riesce a rubare un pallone importantissimo Caramuta, Caramuta davanti al portiere, sbaglia completamente il piatto. Aveva l'occasione sui piedi del KO. 33 minuti di gioco, a meno 7 dalla fine. Caramuta. Bravissimo a recuperare un pallone già difficile di per sé da recuperare. Ora un pallone lanciato lungo da Coviello. È in contropiede, rischia tanto lo Scanzano quando l'asso si distende. In questo caso però è stato davvero molto bravo Caramuta fino a questo momento. Uno dei migliori dei suoi, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva.
34 minuti di gioco, 1-0 a Sopotenza, il colpo di testa liberare della formazione potentina. Rimessa laterale Scanzano, pallone lungo linea verso Carrieri fermato ancora dalla retroguardia potentina. Persiani cerca Carrieri, non c'è il fallo, non tiene però il pallone in campo Rocco Cortese, crampi anche per il giocatore della formazione potentina. Da 5 minuti, 5 alla fine, più recupero. Rimessa laterale per lo Scanzano. Prova ad andare ancora verso la porta difesa da Motta. Pallone altissimo messo in mezzo che scende sul portiere, riesce in qualche modo a difendersi ancora la Sopotenza. Con le mani Mariello. Ultimo assalto all'arma bianca della formazione scanzanese. Il pallone che viene fermato dal fischio dell'arbitro, c'è stato il fallo da parte di Prete. Calcio di punizione per la Sopotenza. Cambio a Sopotenza. Fuori col numero 9 Rocco Giganti. ...36:35 il nostro cronometro. Esce dal campo Giganti, vediamo chi prende il posto dell'attaccante. Dovrebbe esserci stato anche un cambio, no, invece no, per formazione dello Scanzano. Stop di petto di Caramuta. Calcio di punizione per il numero 11. Le proteste da parte dello Scanzano, che allora torna davanti. C'è il giallo per il numero 4 Caravita, anzi è per Mariello il giallo. Tanto è entrato anche Michele Maggio tra le fila dello Scanzano. Davanti è andato da qualche minuto ormai Mitidieri. Darman forte all'attacco per cercare di sfruttare qualche palla alta. Occhio a Sgovio, 38esimo minuto, va Sgovio addosso alla barriera. È entrato Laurini per la Sopotenza. Laurini che ora mette il pallone in aria, blocca senza nessun problema Gaetano Magni. Fermato Michele Maggio, può ripartire lo Scanzano, troppo profondo però, scusate il Potenza, troppo profondo però il pallone. E poi palla che Mariello non riesce a tenere.
uno più recupero alla fine di questo, di questa partita davvero in sofferenza per chi è qui in tribuna, da una parte i sostenitori dello Scanzano, dagli altri quelli della Sopotenza, soprattutto l'altra squadra, quella che ha giocato la finale dei giovanissimi. Sarebbe un risultato importante per la Sopotenza, squadra molto titolata, ha vinto tantissime volte tra allievi e giovanissimi in regione. Occhio a Caramuta! Che gol di Caramuta! Una magia di Caramuta! Una magia di Caramuta che va praticamente a blindare la coppa per la Sopotenza. Al minuto numero 39, cosa si è inventato Caramuta? Che si prende di forza il titolo di man of the match della partita dopo aver creato praticamente la rete del vantaggio, l'autorete di Mitidieri. Si inventa un gol strepitoso a giro sotto l'incrocio, davvero difficile da vedere su campi come questo, su partite dei settori giovanili. Grande invenzione da parte del numero 11. E allora la copertina di questa finale è tutta per Giuseppe Caramuta, classe 99, 2-0 a Sopotenza. Quarantesimo in questo momento scoccato, saranno 5 minuti di recupero, ancora 5 minuti per le speranze dello Scanzano. Palla profonda, Motta, sparito un po' dai radar d'Oronzio in questa seconda parte del primo tempo. Cerca il pallone Uva, può ripartire la formazione in casacca bianca dello Scanzano, il calcio di punizione. 41 minuti, altri 4. Calcio di punizione per lo Scanzano. Praticamente tutti al limite dell'area per questo calcio di punizione, mentre l'arbitro è nei pressi della panchina. Che c'è un cambio, fuori Uva. È un grande. Dentro col numero 13 Casaletto. No, no, io di fronte a lui mai. Non per niente, c'è un tacco da 4. Calcio di punizione per lo Scanzano, ultimi minuti. Siamo già oltre il secondo di recupero. Palla all'interno dell'area di rigore, allontana un giocatore della Sopotenza, palla che rimane in aria, poi il tiro oltre il muro di città, le proteste da parte dei giocatori dello Scanzano, forse per un tocco in mano, c'è il giallo ad un giocatore dello Scanzano. 42-30. La battuta, la Sopotenza, il colpo di testa ancora di Caramuta in 4 sul pallone, ci crede ancora lo Scanzano, il pallone di Michele Maggio al centro, occhio a Carrieri, Caramuta può partire, il numero 11, anzi si tratta di Mautone, Mautone insiste da solo, alla fine spazza il numero 6 comparato. Dall'altra parte l'intervento di Mitidieri, può andare a calciare, si distende il portiere, ancora Mitidieri, sarà calcio d'angolo.
calcio d'angolo per lo Scanzano, pallone in mezzo all'aria coi pugni, con un pugno Motta, poi allontana la palla Motta, il pallone che scende oltre la traversa, trovata la conclusione Adriano Santulli. Trascorsi 4 minuti di recupero, siamo già entrati nel quinto. Batte Motta, colpo di testa di Sgovio, palla termina fuori, rimessa laterale per l'Asso Potenza che sta per abbracciare la Coppa Regione, sezione allievi. Di petto Mautone, palla rilanciata in avanti, Sgovio prova ad andare sul pallone, finisce qui, l'Asso Potenza si rifà dopo aver perso la finale dei giovanissimi contro l'Avigliano. Conquista dopo una finale thrilling quella degli allievi, una finale bella soprattutto per i colpi di scena, ma dobbiamo sottolineare la bellissima rete di Giuseppe Caramuta, un tiro che è terminato sotto l'incrocio. E allora noi vi lasciamo alle immagini della festa, saremo in campo per intervistare il presidente del comitato regionale Pietro Rinaldi e farci raccontare come ha vissuto lui questa gara. Allora vi lasciamo alle immagini della premiazione, poi andremo con l'intervista al presidente Rinaldi. Grazie per essere stati con noi intanto, poi vi saluteremo ovviamente dal campo per la premiazione e poi ovviamente l'intervista al presidente.
Fucciletto! Thank you.
Allora siamo pronti per l'intervista al presidente Rinaldi. Intervista al presidente Rinaldi che sicuramente ha visto due belle partite, tra l'altro due risultati inaspettati con le squadre che si trovavano in classifica svantaggiate che hanno comunque vinto alla fine le due competizioni. Sì, è stato un vero successo questa Coppa Italia per allievi giovanissimi, un esperimento che ci conforta e ci dà forza di fare anche i sacrifici economici fatti fino adesso, perché qui i costi sono tutti del comitato e la FIGC non interviene per nessuna ragione. L'abbiamo voluto come abbiamo voluto quella, l'edizione per i provinciali che giocheranno domani a Avigliano, quindi c'è solo una grande soddisfazione e poi vista la grinda, l'impegno che ci hanno messo i ragazzi, significa che non abbiamo visto bene. Tra l'altro un bello spot per questa competizione è stato il gol di Caramuta, sì, sotto l'incrocio, davvero una gran bella rete anche a sottolineare il tasso tecnico presente quest'oggi qui ad Oppido. Sì, senz'altro è stato un Eurogol, un tiro diciamo impossibile, però bellissimo, quindi ho visto anche dei numeri in tutte e due le partite molto interessanti, a dimostrazione, come ho detto da un po' di tempo a questa parte, che il livello sta lentamente crescendo. Non saremo mai a livello di una Puglia, di una Campania che hanno dei numeri più grossi, però stiamo migliorando. Anche in virtù del torneo delle regioni che si terrà in Calabria. Speriamo innanzitutto di avere voi e le vostre telecamere, perché è un piacere. Speriamo che riescano a sbloccarsi e vedremo anche la squadra giovanissimi il 24 e il 25 allo stadio Viviani, affronterà delle compagini professionistiche, quindi lascia tutto ben sperare. E a proposito di impegni, con le nostre telecamere saremo mercoledì a seguire la finale Juniores, quella tra l'Oppido e Rotonda, si gioca a Viggiano, un altro importante tassello per il calcio giovanile lucano. Sì, senz'altro, poi c'è da dire che c'è l'inedita presenza in finale del Rotonda, una squadra che è nata quest'anno a livello giovanile e sono sicuro che ci sarà molta attenzione ma molto interesse, quindi. E poi c'è il torneo Scirea, il torneo del Pollino, quindi penso che non andremo subito in vacanza, no? E allora grazie Presidente, grazie per le dichiarazioni rilasciate. Allora noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento appunto a mercoledì, perché c'è la finale Juniores a Viggiano tra l'Oppido Lucano e il Rotonda.